Ciao a tutti e benvenuti in Cucina Origami. Io sono Elena e oggi facciamo una focaccia al cipollotto. Vi ricordate gli scallion pancake? Sono delle piadine al cipollotto davvero buonissime e uno dei miei spuntini preferiti. Esiste anche la versione lievitata di questo street food ed è molto simile come consistenza ad una focaccia. È perfetta per essere farcita ed è super super golosa. Questa ricetta non prevede una cottura al forno, ma una cottura alla piastra molto simile a quella utilizzata per i ravioli. Partiamo subito! Mescoliamo 300 g di farina 00, 3 g di lievito di birra disidratato, un cucchiaino di zucchero, 180 ml di acqua e amalgamiamo bene. Copriamo e lasciamo lievitare un'ora e mezza. Nel frattempo prepariamo i cipollotti, basterà semplicemente tagliare due cipollotti anche grossolanamente. Dopo un'ora e mezza riprendiamo l'impasto e lo rielavoriamo schiacciando bene tutte le bolle che si sono formate. E poi con il mattarello lo assottigliamo facendo una sfoglia rettangolare. Ungiamo la sfoglia con olio di sesamo o anche olio di oliva, va bene. Copriamolo con il cipollotto e poi arrotoliamo tutto, partendo dal basso, fino ad ottenere un salsicciotto. E poi di nuovo arrotoliamo su se stesso partendo dal fondo fino ad ottenere un disco. Appiattiamolo nuovamente con il mattarello fino ad ottenere un disco di altezza di circa un centimetro e mezzo. Lo ungiamo per bene da entrambe le parti. Copriamo e lasciamo lievitare per un'altra oretta. A questo punto cospargiamo abbondantemente con del sale grosso. E poi dritti in padella. Una spolverata di semi di sesamo. Quando sarà dorato da una parte, lo giriamo dall'altra. Formata una piccola crosticina, allunghiamo con mezzo bicchiere d'acqua fino ad arrivare a circa un terzo dell'altezza del disco, chiudiamo e lasciamo che l'acqua si asciughi del tutto. In questo modo il vapore lo cuocerà anche all'interno. Thank you.
vi assicuro che potrei mangiarne veramente chili e chili di questa focaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io spero che questo video vi sia piaciuto, gli ingredienti come sempre li trovate giù nell'info box. Grazie per avermi seguita e noi ci ritroviamo al prossimo video di Cucina Origami. Ciao!